La cantante e attrice italiana ha ottenuto l'ambito riconoscimento musicale per aver venduto 25.000 copie della sua hit anni 90. Era il 1994 quando Ambra Angiolini, a Non è la Rai, presentava il suo singolo T'appartengo. Il brano, vera e propria icona della TV e della musica italiana, ha lanciato la sua carriera nel mondo musicale rendendo Ambra una cantante oltre che una conduttrice e showgirl. Quella stessa canzone, a quasi 30 anni di distanza, è diventata virale al punto da far vincere ad Ambra, con qualche anno di ritardo, perfino un disco d'oro. L'Angiolini che, grazie a T'appartengo, aveva già vinto 3 dischi di platino con 370.000 copie vendute in pochissimo tempo dopo la sua uscita. Ora è tornata a guadagnare soldi e riconoscimenti per questa canzone che, negli ultimi tempi, è tornata a far battere il cuore del pubblico. A quasi 30 anni dall'uscita del pezzo e grazie a quell'ibizione a X Factor che ha fatto tornare l'attrice nei panni della se stessa del passato esibendosi in una nuova versione del brano, Ambra è diventata virale arrivando a ottenere, per la sua performance live, 11 milioni di views sui social dello show e finendo nei primi posti delle tendenze di YouTube oltre che iTunes dove T'appartengo si è aggiudicata il titolo di singolo più scaricato al giorno sulla piattaforma. Ma non è tutto perché la canzone ha vinto addirittura un disco d'oro grazie al fatto di aver venduto 25.000 copie tra streaming e download. Un incredibile successo per la mamma di Yolanda Renga che ha vissuto una vera e propria nuova ondata di successo con il revival di questa hit dei primi anni 90 e, dopo qualche polemica nei suoi confronti, come quella di aver vissuto abusivamente in una casa a Milano, è tornata a splendere su di lei la luce della notorietà.